Per essere qui convenuti questa sera. Benvenuti a teatro, dove tutto è finto ma nulla è falso, dove gli attori fingono e recitano ma i veri sentimenti non tacciono. Quella che stasera voglio raccontarvi è davvero una bella storia. Il folle amor di due ragazzi che muoveva il loro cuore, alla fine li fece pazzi di quell'amore, che l'amore in questa storia che comanda le persone, così sempre da memoria dove alberga la passione, ma in quella che io vi narro non solo amore ma sul foglio esiste pure la sua bestia, questo mondo permeato d'odio. È la storia delle storie, o forse più semplicemente è la mia e la tua storia, la storia dell'amore e dell'odio. Uno spazio scenico veramente incantevole, il sagrato del Santissimo Salvatore, tutto intorno a noi la cattedrale, la curia vescovile, Palazzo Ducezio, alla mia sinistra la chiesa di Santa Chiara. Ebbene, qui sul sagrato del Santissimo Salvatore tra qualche istante si esibirà, guarda caso, un'associazione che è quella parrocchiale che prende proprio il nome del Santissimo Salvatore. Ci allontaniamo un po' da Noto, siamo a Scicli e stasera rappresenteranno il musical Romeo e Giulietta, l'amore e l'odio. L'organizzazione è dell'associazione Occhdani, Gelosie d'autore, con noi il presidente del sodalizio Salvatore Celeste. Ancora una volta puntate su questo meraviglioso spazio scenico che ci viene offerto dal Sagrato del Santissimo Salvatore, alle nostre spalle, seppure coperta dalle scene, la Basilica del Santissimo Salvatore, una scommessa che è già vinta in partenza grazie proprio alla naturale scenografia del barocco netino. Buonasera, buonasera. Allora certo, non c'erano dubbi, c'era la preoccupazione più che altro. L'anno scorso insieme all'amministrazione abbiamo ideato Gelosie d'autore, appunto un programma di eventi, una serie di eventi che cercano di valorizzare il sagrato, il monastero delle Benedettine del Santissimo Salvatore, appunto il terrazzo dove le gelosie e le moniche si affacciavano. Cosa vuole essere Gelosie d'autore? Vuole essere un modo per raccontare e vivere questo posto, artisti d'autore, diciamo ragazzi che laureati in diversi ambiti si sono messi diciamo in evidenza, per esempio abbiamo fatto all'inizio la prima puntata, primo evento sul Gagliardi dove abbiamo dichiarato e abbiamo sperimentato insieme all'architetto Eleonora Vinci che il Gagliardi costruiva antisismico. Infatti è stata davvero una cosa molto particolare. La seconda serata il jazz sul sagrato, il terzo appuntamento Romeo e Giulietta, l'amore e l'odio. Quindi questa sera davvero speriamo di
entrare nel vivo di quello che è Gelosia d'Autore. Perché entrare nel vivo? Che è la nostra caratteristica della cooperativa e dell'associazione Occhedani. Ragazzi di Scicli che tutto in auto, in autosostentamento, preparano lo spettacolo, montano le scenografie, dopo mangeremo insieme, quindi davvero vivere in famiglia, che poi è quello che a noi ci interessa più che altro. Quindi vivere un luogo significa anche condividere questo luogo. Il presidente dell'associazione Occhedani ha chiamato in causa i protagonisti, gli organizzatori di questo evento, di questo musical Romeo e Giulietta, e con noi c'è Don Davide, che è protagonista sì della serata come attore, ma fra l'altro è tra i promotori dell'iniziativa e fa parte anche dell'organizzazione, e una buona parte se l'è ritagliata anche come regista. Intanto vi ringraziamo per questa bella opportunità che ci date qua. Nasce questo spettacolo con un gruppo di ragazzi impegnati quotidianamente in parrocchia con tutte le attività e perché no con lo spettacolo e il teatro, che resta sempre il punto centrale dove loro impegnano le loro energie, le loro bellezze, le loro virtù, e a noi come chiesa ci fanno vedere, proprio con la tematica poi di Romeo e Giulietta, ci fanno vedere come l'odio può essere veramente sconfitto dall'amore. Quindi il mio applauso, il mio ringraziamento va proprio a loro per come tutto sommato hanno assecondato l'idea, l'hanno fatta abitare nel loro cuore. Quindi ci siamo proprio scommessi, dopo averlo messo in scena per la festa parrocchiale da noi al Santissimo Salvatore, ci siamo scommessi a girare le varie piazze, perché questa non è una classica compagnia con tutti i meriti e magari che possono avere queste compagnie, ma questo è un gruppo parrocchiale che nel loro piccolo trasmettono un messaggio alquanto vero, perché l'amore è veramente, forse per adesso sono tutti adolescenti, la sede del loro cuore. Ma è anche l'occasione, visto che abbiamo avuto il presidente dell'associazione Occhedani, per presentare una iniziativa che si caratterizza nella città di Noto. Già nel passato abbiamo avuto qualche assaggio, la scoperta dei monumenti della città di Noto, lo facciamo con Corrado Crispino, guida turistica. Ci vuoi annunciare questo progetto che prenderà il via tra qualche giorno? Sì. Innanzitutto, finalmente a Noto il Museo Diffuso, e attraverso il Museo Diffuso una bella passeggiata in questa splendida città, e come dico sempre ai visitatori, quel miraggio dal colore mielato che è Noto. Andremo a visitare il museo sotto le stelle, una passeggiata nei luoghi nascosti, o meglio nei luoghi non sempre accessibili per i visitatori. Quindi un itinerario che attraversa la città, attraversa le nostre chiese, i musei, le cripte, le vedute panoramiche. È davvero qualcosa di molto gradevole, molto apprezzato anche dai visitatori che vengono a Noto. Ricordo sempre che insomma, la città ormai conta più di 40 paesi del mondo, più di 600.000 visitatori, quindi questa è un'altra opportunità, una passeggiata notturna appunto nelle vie barocche della città. Ecco, nel particolare dove condurrai questi tuoi ospiti? La partenza è dalla chiesa che più rappresenta questo grande artista, questo grande architetto, che è Rosario Gagliardi, la chiesa di San Domenico, il suo progetto architettonico, capolavoro architettonico più emblematico. Poi una passeggiata lungo Corso Vittorio Emanuele, la splendida vetrina internazionale di Noto, la via Corrado Nicolaci, per visitare la chiesa di Montevergini con il suo bellissimo altare che veramente chiude la via Corrado Nicolaci, poi il museo della cattedrale, la cattedrale vista in notturna e la cornice straordinaria della Basilica del Santissimo Salvatore. Un viaggio che durerà? Un'oretta e un quarto, con un rinfresco finale. E quindi c'è anche questa sorpresa, come ha annunciato Corrado Crispino, lo ripeto, lui è una guida turistica, vi condurrà per le strade di Noto, non solo le strade del centro storico, ma anche alla scoperta di quegli angoli barocchi ugualmente importanti della città, ma forse tenuti un po' lontano dal centro, ma anche loro hanno una storia da raccontare. Dal Sagrato del Santissimo Salvatore, dove già
già sono pronti gli attori per il musical Romeo e Giulietta. Ringrazio Corrado e Salvatore, auguro un bocca al lupo all'associazione della parrocchia del Santissimo Salvatore. A voi tutti l'appuntamento per le prossime trasmissioni. Vi aspettiamo.